accomodatevi. Più forte. Potete accomodarvi. Benvenuti, benvenuti a questa meravigliosa festa, Gloria a Gesù. Voglio salutare la sposa Maria, che non si è fatta attendere tanto, quindi Davide puoi stare tranquillo, mi potete accomodare. Bene. Gloria al nome del Signore. Sono particolarmente gioioso ed emozionato come sempre, perché il Signore da poco mi sta dando questa gioia di poter celebrare anche la parte spirituale dei matrimoni che chi sceglie di essere in questa chiesa, di condividere la propria gioia in questa chiesa, di scegliere me come parte spirituale. Quindi è una gioia per me poter essere partecipe di questo giorno, e do il benvenuto a tutti i parenti, gli amici, tutti i nostri fratelli della Chiesa Maranatha. E voglio subito iniziare questo meraviglioso matrimonio con un canto di lode, di testimonianza. E per chi può, so che fa caldo, il rito non durerà molto, ve lo promettiamo, ma durerà il giusto. Riuscite ad aspettare il giusto? Allora vogliamo, per chi riesce, alzarci di nuovo in piedi e celebrare il nome del Signore. Vogliamo seguire questo canto con le nostre mani. Alleluia. Matteo capitolo 7 vi ha sempre un perché. Dal versetto 24 al versetto 27. E la parola di Dio dice così questa sera: il Signore sia lodato. Amen. Perciò, qui è Gesù che parla: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Amen. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa crollò e la sua rovina fu grande. Sino qui la parola di Dio. Quando c'è qualcosa di talmente importante, no? Il fatto che tanti dicano che non lo sia, cambia la sua importanza? Certo che no. Vi faccio degli esempi. I bambini, quando vanno a scuola, per loro la scuola non è importante. Sfido tutti i bambini qui presenti di a me piace la scuola. Io in primis, a me non piaceva la scuola. Ma il fatto che i bambini dicano che non sia importante non toglie il fatto che lo sia per loro. È vero.
Dal Matteo capitolo 5 Gesù viene chiamato, sceglie i suoi discepoli e vedendo la folla che lo seguiva, iniziò il suo ministero, iniziò ad andare sul monte e iniziò a predicare il regno dei cieli, quello che mai nessuno aveva predicato in quel modo, perché Gesù è il figlio di Dio. Amen. Quindi come lo predicava lui non lo poteva mai predicare nessuno. E Gesù, quando termina questi sermoni sul monte, termina così: chi ode queste mie parole? È la prima cosa che voglio dire agli sposi. A me è capitato a volte di andare a tanti avvenimenti dove c'era tanta confusione, o nelle piazze magari quando organizzano degli eventi, o anche tra amici stessi in una festa di casa. Vi è mai capitato qualcuno che cerca di dirvi qualcosa da lontano? Cerca di magari farvi dei gesti con l'abbiale, ma non riuscite a capirlo? A me è capitato tante volte. Bene, la prima cosa che ho estrapolato da questi versi è che dobbiamo stare per udire le parole di Gesù. E dobbiamo stare vicino. Gesù è la mia casa. La casa. La casa può rappresentare la casa fisica, può rappresentare la nostra vita, è vero? Ma per me oggi la casa rappresenta ciò che state facendo voi. La famiglia. La famiglia, fratelli e sorelle, amici, per chi siete il matrimonio, per chi è qui per la prima volta magari, non è un'istituzione, non è qualcosa che ha creato lo Stato, non è qualcosa che ha creato la religione, ma il matrimonio è qualcosa che ha creato Dio. Ora non posso andarvi a prendere tutti i versi che riguardano il matrimonio, ma vi posso dire come tutto è iniziato. Dio ha creato l'uomo, Adamo, che era perfetto in ogni cosa. Ma Adamo era solo. A un certo punto Dio disse: non è bene che non sia solo. Lo addormentò e gli creò Eva da se stesso. È la donna, ma è la donna. A me piace dire così. Nella parola è scritto che è un aiuto convenevole, ma a me piace dire che la donna completa l'uomo. Tutti possono dire che da soli riusciamo a stare bene, perché a volte non riusciamo a non avere, non ci piace avere delle regole, non ci piace che qualcuno ci dica la sua opinione, ma in realtà nessuno può essere solo. E il matrimonio, in realtà, il progetto, il disegno di Dio del matrimonio, un disegno importante. Oggi basta accendere la TV e guardate quanta pubblicità ci spara, che ci inducono a comprare qualcosa, ci inducono ad andare ai supermarket, ci inducono a comprare quel prodotto. E chi mi conosce sa che a me non piace dare promesse, non piace dire ai fratelli e alle sorelle: chi accetta Gesù non avrà mai problemi. Chi mi conosce lo sa, perché Gesù un giorno ha detto qualcosa di particolare: nel mondo avrete tribolazione. Io non sono sposato, a Dio piacendo, pastore Raffaele, 16 giugno del prossimo anno sarò anch'io al vostro posto. Quindi in realtà non mi potete dare nessun consiglio sul matrimonio, ma in realtà dietro di me ho un esempio che me lo consente. Io devo fare 32 anni e da quando ho memoria di ricordi ho avuto un meraviglioso esempio di famiglia, che il pastore Raffaele conosce, mio padre e mia madre. E vi posso garantire che ci sono stati problemi, ci sono state difficoltà, a volte fra intendimenti, perché il matrimonio è un impegno dove bisogna migliorarsi l'uno con l'altro, è un impegno di preghiera l'uno con l'altro, a volte vengono fuori dei lati del nostro carattere che forse non piaceranno né all'uno né all'altro, ma l'amore deve essere la base che
che vi deve spronare a migliorarvi l'uno con l'altro. Io questo è quello che ho visto nei miei genitori. A volte ne hanno fatte di litigare, ma l'amore vince sempre. Se c'è l'amore, e l'amore vero viene da Gesù, affronterete le situazioni, affronterete le difficoltà, così come Gesù dice: verranno le tempeste, amici, fratelli, sorelle, le tempeste verranno, soprattutto quando c'è un principio di famiglia. Questo che stanno facendo questi ragazzi oggi, sta perdendo di significato nel mondo, perché il nostro nemico sta contorcendo il vero significato di cui vi parlavo prima, del vero progetto del matrimonio, senza scendere nei particolari. E allora, per di più, quando c'è un concetto di famiglia vero, così come Dio l'ha stabilito, c'è qualcuno che non desidera questo. C'è qualcuno che desidera distruggere, che desidera umiliarci, che desidera rubarci, come è scritto in Giovanni 10:10, ciò che Dio fa per noi. Ma Gesù, ci sono tanti versi che avrei potuto prendere. Io ho ascoltato 3 di suoi matrimoni, 10 punti, 7 punti. Non è questo. Ogni cosa si racchiude in una sola persona. Gesù disse: chi ascolta le mie parole, chi è in comunione con me e ascolta le mie parole, io lo paragono ad un uomo avveduto, intelligente, che ha fondato la sua casa sopra la roccia. E l'apostolo Pietro, ma anche Isaia ha scritto, ci dà la qualità di questa roccia, che non è una roccia qualsiasi. Pietro e il salmista la chiamano la pietra angolare. Sapete che cos'è la pietra angolare? Non so se adesso funziona ancora così, magari se c'è qualche costruttore, qualcuno che costruisce dei palazzi, ma prima, quando costruivano degli edifici, la più importante con il quale piazzavano, sulla quale piazzavano gli altri mattoni, si chiamava la pietra angolare, cioè la pietra che sorreggeva l'intero edificio. E chi è la nostra roccia? Su chi dovete fondare il vostro matrimonio? Davide e Maria. Su chi dobbiamo fondare la nostra vita, fratelli e sorelle? Chi è la pietra angolare? La pietra angolare è Gesù Cristo. E se voi e se noi fondiamo il matrimonio, la nostra vita, su Gesù Cristo, potranno venire tempeste, potranno venire delusioni, potranno venire alluvioni, potranno venire terremoti, come sta accadendo nel mondo a livello sociale, a livello morale, a livello spirituale, a livello geopolitico. Terremoti, tempeste. Ma la nostra casa non crollerà, la vostra casa, il vostro matrimonio non crollerà, perché l'avrete fondato sul terzo capo della corda, sulla pietra angolare, che è Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori. A lui vogliamo fare un forte applauso, perché lui che merita la gloria. Noi vogliamo essere anche lui. Io mi sto già avviando verso la conclusione. Poche parole. La nostra roccia è e dovrà continuare a essere Gesù Cristo. Amen. E per terminare, poi sicuramente il pastore Raffaele, se Dio lo guiderà, aggiungerà lui qualcosa. Lo Spirito Santo mi ha messo in cuore un altro verso, l'ultimo, che voglio condividere con voi, ma soprattutto anche con i nostri amici che stanno partecipando con gioia alle vostre nozze. E chi scrive questo verso è, e non ci sarà mai come lui, la persona più sapiente che mai esistita sulla terra. E si chiama Salomone. E questo verso si trova in Proverbi 18:22, che dice così: chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dall'Eterno. Qui è Salomone che parla. Ovviamente qui Davide sarà contento, no? Perché dice: ho trovato un favore dall'Eterno. Ma ovviamente è anche dall'altra parte, da chi trova il proprio marito, ha trovato un favore dall'Eterno. E qui ci dice che chi si unisce in matrimonio, quello che lo Spirito Santo vuole dire, proprio questo, è un favore dell'Eterno.
voi avete scelto di stare insieme, avete scelto, c'è impegno, soprattutto Dio vi manderà dei figli, ci sono dei diritti, ci sono dei doveri, ma soprattutto voglio ringraziare il Signore che se ancora oggi permette il matrimonio vuol dire che il suo disegno, quello giusto, quello perfetto, sta andando avanti. E la cosa che mi ha stupito, e concludo, qui dice chi ha trovato moglie, mi ha fatto venire in mente una cosa. Oggi Davide da qui ha aspettato la sposa, e tutti voi, chi più e chi meno, chi magari è invitato al ristorante, chi è venuto a partecipare a queste nozze, è comunque invitato, è vero? Davide ha aspettato la sposa. E se io vi dicessi che tutti quanti noi, oltre al matrimonio di Davide e Maria, siamo invitati ad un altro matrimonio, il più importante, voi che cosa mi direste? Bene, io vi dico che tutti quanti noi siamo stati invitati a quello che viene chiamato il gran convito, le nozze della mia. E quando all'inizio vi ho detto, no, quando una cosa è importante, anche se molti non gli danno importanza, cambia il valore? No. E oggi molti, tanti, non stanno dando importanza al favore più grande che l'Eterno ha dato all'umanità. E volete sapere chi è questo favore, questo dono che Dio ci ha donato? È accaduto 2000 anni fa. Il più grande favore, il più grande dono, il più importante che Dio ha fatto a noi è quello di aver donato Gesù Cristo per l'umanità. E la cosa meravigliosa è che a questo matrimonio non sarà più lo sposo che aspetterà la sposa, ma è la sposa che sta aspettando lo sposo. E volete sapere chi è la sposa? La sposa siamo noi. La sposa è la Chiesa che Gesù non ha trovato, come dice Salomone, che ha trovato una moglie, perché Gesù non ha trovato la sua sposa. Gesù l'ha acquistata a caro prezzo la sua sposa. Amen. Perché l'ha acquistata col suo prezioso sangue. E per questo vi dico a voi tutti oggi, accettate anche voi l'invito alle nozze dell'agnello. Gesù vi sta invitando. Gesù ci ha acquistati, è gratuito questo invito, non c'è da pagare nulla, siamo ancora in tempo, perché come vi ho detto prima basta accendere la TV, in Matteo 24 Gesù è come se leggesse l'attualità, il tempo sta finendo, Gesù sta tornando e vogliamo tutti noi oggi accettare quell'invito alla salvezza che Gesù ha fatto a noi. Vogliamo farlo, fratelli e sorelle. Non dovete dirlo a me. Chi è qui per la prima volta o chi magari ha sentito parlare di Gesù in un certo modo, non lo dovete dire a me, ma nella vostra cameretta invocate Gesù, invocate il Signore ed Egli si lascerà trovare. Riconosciamo che non siamo degni e il suo sangue ci laverà da ogni peccato. Riconosciamolo come Salvatore ed Egli perdonerà i nostri falli e scriverà il nostro nome nel libro della vita. Amen. Adesso vogliamo fare un altro canto e passo la parola al pastore Raffaele che se vorrà dire qualcosa in più poi celebrerà il rito matrimonio. Lasciamo fare il Signore. Vogliamo alzarci in piedi. Thank you.
quello che nel mondo è chiamato il femminismo. La donna che deve essere al pari dell'uomo, come se i valori biblici insegnatici dal Signore dicessero il contrario. In realtà la parità tra l'uomo e la donna non c'era bisogno di un partito femminista per farcelo capire. Il Signore ce lo dice chiaramente nella sua parola quando parla appunto degli sposi, quando dice che la moglie deve essere sottomessa al marito, e qui le donne si lamentano quando sentono questo passaggio, ma non è una parola mia, è parola di Dio, non l'ha detta, quindi se dovete litigare con qualcuno, litigare con lui. La donna deve essere sottomessa al marito, ma al marito dice altrettanto, amala come Cristo ha amato la Chiesa. Domanda, come Cristo ha amato la Chiesa? Dovremmo saperlo tutti. Fino a che punto Cristo ha amato la Chiesa? Nello stesso modo l'uomo deve amare la sua compagna e sua moglie. Fino a dare la propria vita per lei. Di conseguenza, l'errore umano dove nasce? Nel fatto di malinterpretare questa parola di Dio e vede l'uomo come se prevaricasse sulla donna, è la lotta della donna per prevaricare sull'uomo. Se inizia questo in un matrimonio, inizia la fine del matrimonio. Ma il matrimonio deve essere fatto reciprocamente, rispettando i propri ruoli l'uno dell'altro. Il marito deve fare il marito con tutto quello che i valori di un marito comporta, la moglie deve fare la moglie secondo tutto quello che i valori di una moglie comportano, usare comprensione da dove c'è necessità di comprensione e a volte anche usare sopportazione, perché essere sposati e condurre una vita insieme non è facile. Tu dovrai rinunciare a parecchie tue abitudini, e lì lo stesso, tu lo farai per amor suo, lei lo farà per amor tuo, e in questo nessuno dei due prevarica sull'altro, ma tutti e due siete davanti a Dio uguali e importanti allo stesso modo. Lo dico a loro, lo dico a voi, piuttosto che a me, dall'alto dei miei 70 anni, di dirlo a tutti quanti voi. E oltre a dire questo, dico a tutti quanti voi, Dio vi benedica, perché la cosa che mi ha fatto piacere questa sera, che ho visto diverse persone interessate a quello che il Signore stava dicendo attraverso la bocca di Simone. Non è facile vedere dei fotografi interessati a quello che dicono da dietro al pulpito o da dietro a un altare, ma questa sera ho fatto mente locale, ho visto anche i fotografi in molti punti, specialmente la nostra fotografa, molto interessata a quello che il Signore dice, e questo è bellissimo, significa che il Signore entra di cuore ancora oggi, vuol convincerci tutti quanti insieme ad essere partecipi a quelle nozze che quanto meno ce le aspettiamo stanno per arrivare, le nozze della vita. Bene, detto questo, ripeto, ho aggiunto pochissimo perché il messaggio l'ho sentito realmente ispirato da parte di Dio e spero che sia entrato nel cuore di tutti quanti voi. Adesso passiamo alla parte realmente tecnica e dovrò leggervi per legge gli articoli del codice civile che la legge mi impone di leggere a voi e ai testimoni presenti. E sono praticamente tre articoli del codice civile. Sono l'articolo 143, 144 e 147. Adesso ve li leggo così di continuo, senza stare a dire qual è l'articolo, eccetera. Sono questi tre che la legge mi impone. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti naturali e delle aspirazioni dei figli. Fin qui la lettura del codice civile. C'è una sorpresa per voi. E vediamo cosa mi hanno preparato per spiegare. La voce tua mi sta chiamando su Gerico. Se accanto a me non mi
ai giorni d'arte. Qui prenda come tua legittima sposa la qui presente Ventura Maria, promettendo davanti a Dio e davanti ai presenti di amarla, rispettarla e curarla nel bene e nel male, nel salute e nella malattia, per tutti i giorni che Dio mi concederà. Sì, lo voglio. E tu, Ventura Maria, appassionatissima come non ti obbedisci, vuoi prendere come tuo legittimo sposo il qui presente Ascioli Davide, promettendo davanti a Dio e ai presenti di amarlo, rispettarlo e curarlo nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, per tutti i giorni che Dio vi concederà? Però Davide può tornare al suo posto e potete conferirmi dal Signore e per l'autorità conferitami dallo Stato, io vi dichiaro marito di nuovo. Amen. Posso le tribolazioni, ma come avete visto, il Signore quando fa le cose, quando inizia un'opera, la porta a compimento. Amen. L'hai unita a me, Signore, nel tuo amore, tu l'hai messa accanto a me, ossa delle mie ossa e carne della mia carne, lei sarà un aiuto per me. Come Cristo ama la sua chiesa, io darò me stesso per lei e la onorerò e la incoraggerò con il mio amore e la tua grazia, accanto a lei starò, insieme a te cammineremo, sospinti dalla forza del tuo amore noi, ogni valle si colmerà, ogni monte si sposterà, darò me stessa per lui,
spinti dalla forza del